Io, professor Rimani, ringrazio per l'invito che è stato fatto all'ANIAF, di cui io mi onoro di essere il presidente. Noi ci occupiamo di aerofotogrammetria. L'intervento che doveva fare Marco Palombi, che è uno degli amministratori della società Rati di Firenze, che è una società all'ANIAF, è una società storica perché è un'azienda che ha più di 30 anni, di vita, riguardava un intervento di fotogrammetria terrestre che è stato fatto presso la Basilica di San Pietro a Roma. Alcune brochure sono state messe anche a disposizione dei partecipanti a questo convegno. Allora, rilevante, forse la cosa più rilevante di quel lavoro che è stato fatto in Basilica di San Pietro è stata un'intuizione di marketing. Mi piace che il professor Tarantini, il sindaco di Trani, abbia fatto prima un accenno di questo tipo. Noi siamo riusciti a comunicare, se volete tra virgolette una parola anche forse grossa, un business d'impresa utilizzando un intervento che è stato fatto in tema artistico e artistico-religioso. Questo ci ha consentito di comunicare comunque in maniera efficace, dimostrando che quello che si riteneva prima l'intervento che è stato fatto dalla Rati e comunque da altre imprese su alcune misurazioni all'interno della Basilica di San Pietro non era vero. Infatti la brochure inizia con C'era una volta, con quei titoli che sono propri delle favole. Bene, ed è stato dimostrato come quello che si riteneva prima dell'intervento non era vero. Ecco, quindi all'interno di chi ha la disponibilità della brochure, seguendo pagina per pagina, trova praticamente che un intervento che ha utilizzato un metodo scientifico proprio, appropriato e, come posso dire, puntuale, ha dimostrato che quello che si credeva ed era presentato aveva dimensioni, figure, forme diverse da quello che invece è stato il risultato che si è a cui si è divenuti utilizzando una tecnica corretta di fotogrammetria terrestre. Ecco. Io direi che rimango a disposizione. Ecco, se volete che parliamo di marketing, come è stata utilizzata. Grazie dell'intervento, poi siamo qui in sala, quindi è presente, eventuali domande si è reso disponibile. Io posso parlare anche di formazione, professore Serona. Siamo qui, nell'ambito del dibattito è aperto e vorrei un attimo chiudere con gli interventi e poi possiamo. Grazie.